Voi sapete che il centro-sinistra vuole fare la guerra alle notizie false, al falso che c'è in internet. Però attenzione, voi sapete che tutti hanno un profilo social, una pagina con i seguitori, i fans, i follower, chiamateli come cavolo volete. Però il centro-sinistra ha il record di profili fasulli. Cioè, fasulli i seguaci che seguono questi profili. Vediamo un po' nel dettaglio. Voi sapete che esistono i fans veri e i fans falsi. Cosa vuol dire i fans falsi? Sono quelli che... voi avete una pagina social con il vostro nome o il vostro libro che sponsorizzate e... Potete pagare delle, non sono né aziende né società, potete pagare delle persone che ci sono varie tariffe, non so, 100 euro, 200 euro, 500 euro, 1000 euro, 5000 euro, che forniscono seguitori falsi, cioè voi date questi 500 euro che corrispondono, non so, a 1000 seguitori, 1000 follower, loro vi garantiscono che nelle prossime 48 ore si iscriveranno alla vostra pagina di Facebook o eccetera eccetera queste 1000 persone. Ovviamente sono persone inattive perché sono persone inesistenti, sono profili falsi, sono creati con l'email, aperti questi profili, ma sono inattivi perché non esistendo, non utilizzano né l'email né fanno ricerche in internet e questo le piattaforme lo sanno perché, attenzione, a me è arrivato proprio un messaggio come a tutti gli YouTuber, perché chi fa questo, anche questo lavoro si chiama YouTuber, è arrivato un messaggio della piattaforma YouTube che diceva: nei prossimi giorni andremo ad eliminare tutti i seguitori, gli iscritti ai canali che però sono falsi. YouTube reputa questa cosa degli iscritti falsi come una grave inadempienza contrattuale, come una truffa, una truffa, esatto. Quindi, come se ne accorge YouTube, che YouTube fa parte di Google, Google è proprietario di YouTube. Che voi avete dei seguitori falsi, se ne accorge perché sono persone inattive, cioè non c'è nessun movimento di quei profili, quindi si accorge che sono profili assolutamente falsi, mentre uno di voi tutti i giorni entra in YouTube, fa una cosa, scrive un'email e quindi si capisce qual è il profilo vero e qual è il profilo falso. Questo, ad esempio, YouTube lo sta facendo anche per tutelare la sua piattaforma perché ci sono persone che per riuscire ad attivare il contratto con YouTube compravano proprio questi follower falsi. Se voi fate una ricerca in Google e scrivete comprare follower, comprare seguitori, comprare fans, vi vengono fuori tutte le tariffe. Voi pagate con la carta di credito, col bancomat a tizio X o tizio Y che nelle seguenti 48 ore vi accredita di botto 500 o 1000 iscritti o se pagate molti, molti di più. E vediamo questi VIP italiani, Very Important Person, quanti seguitori falsi hanno. Il re del bluff è Roberto Saviano. Grazie all'applicazione Twitter Audit è semplice rivelare come lo scrittore abbia 1.164.372 seguaci falsi contro 581.313 utenti reali, ovvero 2/3 di chi lo segue non esiste, cioè il 66% sono inesistenti. Secondo in classifica, neanche a dirlo, è l'ex premier Matteo Renzi, che conta 591.000 follower falsi contro i 2.786.000 reali. Proprio dal suo partito, Italia Viva, proviene la proposta di schedare gli italiani sui social. Laura Boldrini si attesta al terzo posto con 513.900 seguaci falsi e 403.700 reali. Quindi qui ha praticamente il 60% di profili falsi.
Nella classifica dei più seguiti dai profili di gente non reale, appunto, sono questi. Al quarto posto Beppe Grillo con 477.300 seguitori falsi contro 1.995.700 veri. Poi segue Maria Elena Boschi che ha più seguaci fasulli, 341.000. Che reali 271.488. Poi c'è la senatrice Roberta Pinotti, il cui profilo Twitter è praticamente quasi del tutto seguito da persone inesistenti. 85.900 fasulli contro 41.000 reali. Voi direte: ma appunto, ma chi conosce Roberta Pinotti? Chi è 150.000 che seguono Roberta Pinotti? Ok. Ma quali sono i vantaggi di avere finti seguitori? Si appare più importanti agli occhi dell'opinione pubblica e quindi invogliano gli utenti a mettere mi piace perché in un profilo dove ci sono, non so, 2 milioni e mezzo di persone, magari 1 milione e mezzo sono false, dice, guarda, sono tutti iscritti, adesso mi iscrivo anch'io. Ma nel caso in cui si decida di evidenziare un post, si rischia che lo stesso non diventi virale, visto che le condivisioni si ferma al profilo falso. La trasmissione Report ha dedicato un'intera puntata alle interazioni social tra i leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e la giornalista Francesca Totolo, ipotizzando una rete di troll e account fasulli per rendere virali i post. Ora si scopre che proprio su Twitter la pagina di Report ha 772.000 follower falsi contro 512.700 reali. Quindi attenzione, anche Report ha il 60% di seguitori falsi, mentre la Totolo solo 604 su oltre 22.000 e la Meloni 133.000 contro i 694.295 veri. Nel centrodestra c'è Matteo Salvini che ha 883.356 falsi contro più o meno 1 milione. Silvio Berlusconi con solo 2.400 falsi contro i 35.900 utenti reali. Anche il Partito Democratico ha acquistato like, visto che è seguito su Twitter da 96.800 profili falsi contro i 220.700 reali. Il Movimento 5 Stelle ha invece 159.400 seguaci fasulli e 491.000 reali, mentre la Lega 5.200 falsi contro 21.200 reali. Pochissimi i falsi che seguono Giuseppe Conte, 1.384 a fronte di 51.841 reali, mentre Luigi Di Maio ha 70.400 falsi contro i 501.900 reali. Uno sguardo anche a Instagram, dove l'acquisto di follower falsi è sicuramente meno consono. In questo caso Laura Boldrini ha il 77% di utenti reali. Matteo Renzi il 67%, Matteo Salvini il 73%, Silvio Berlusconi il 75%, Giorgia Meloni il 67%, così come Roberto Saviano, mentre Nicola Zingaretti ha il 66% di veri follower. Quindi altro che carta d'identità per i follower. A qualcuno servirebbe il certificato di buona fede perché voi sapete che l'importanza adesso di una persona è anche da quanto è socialmente virtuale, vista, visitata, seguita. Ecco, da quante persone tu sei seguito si fa il peso della persona, no? A 4 milioni di seguitori, ne ha uno, ne ha 500.000, ne ha uno e mezzo. Da lì si pesano le persone e quindi avete visto che praticamente secondo i dati non sfuggirebbe nessuno all'acquisto di profili falsi. Quindi attenzione che non è tutto follower quello che sembra.
Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci, buona giornata.